Ogni sono state anche vinte, cioè ci sono stati moltissimi avanzamenti sulla linea avversaria, giovani come Giovanni Licata si sono ben messi in mostra. Cosa pensi ci abbia impedito di segnare oggi? Sicuramente gli avversari, nel senso giochiamo contro una squadra veramente fortissima, il Sudafrica ha una difesa molto prestante, lavora molto bene su uno contro uno e raddoppiano sempre il placcaggio, per cui sono una difesa che mette in difficoltà, tenono sempre solo un uomo dietro, probabilmente dobbiamo sfruttare più la profondità mettendo più piede dietro la difesa per mettere in difficoltà. Secondo me lo sforzo è stato da parte di tutti, come dicevi, da parte dei giovani e dei più vecchi, però giochiamo con una squadra che oggi è più forte di noi e dobbiamo ammetterlo, pensare a come lavorare per migliorarci, ma capire che sì, quest'oggi è più forte di noi. Guardando quindi davanti, queste settimane ci sono stati tantissimi esordienti, appunto abbiamo nominato uno di loro, Licata, il siciliano. Come vedi il rugby azzurro nel futuro in vista delle Sei Nazioni? Sicuramente partendo da questo novembre, molto positivo, perché i ragazzi giovani sono veramente molto bravi, molto in gamba e tutti crediamo nel progetto che stiamo portando avanti, per cui sono molto fiducioso nel nostro futuro, ai club e qua in nazionale, sicuramente vinceremo molto. Il clima di fiducia si sente veramente tanto e tutti noi crediamo in voi comunque, quindi è una cosa reciproca. Grazie Ugo, grazie. Ciao. Ciao.